So buongiorno a tutti. This is quite easy to understand. Buongiorno a tutti. My name is Javier González. I'm working for the Labor Foundation for Construction from Spain. Il mio nome è Javier González e lavoro per la Fondazione Laborale della Costruzione de Madrid. Which is an entity really similar to Formedil. So our main goal is to train our workers from the building industry. So today I'm going to explain you briefly our build up skill project that is named Construye 2020. That in Spain is something like Build Up 2020. Che in Spagna è qualcosa di simile al Build Up 2020. So I'm going to explain you the background of the project. Voglio spiegarvi il background del progetto. The first pillar of the initiative that is was named Build Up Skill Spain. Il primo pilastro si chiama Build Up Skill Spagna. The second pillar that is named Construye 2020. And then I will explain in depth the measure and action that we have put into motion this in this project. So before starting my presentation, I would like to propose you a concorso. Concorso. Vorrei prima di iniziare vorrei proporvi di fare un concorso. Yeah. The question is very easy. Why the European Union decided to change the energy policy in 2010? Perché l'Unione Europea ha deciso di cambiare la sua policy in materia di energia nel 2010. Yeah. We have three options. Abbiamo tre possibili opzioni. The first one is for an environmental problem. Il primo sono per problemi ambientali. The second one is for energy saving. Per i risparmi energetici la seconda opzione. And the third one is the need of green skills and jobs. E il bisogno di avere competenze verdi. So please stand up your hand, the people that think it's the first option. Per favore, se potete alzare la mano per chi pensa che sia la prima opzione. Che era quella ambientale. La prima è quella ambientale. Ambientale, yeah. The second one is the energy saving. La seconda è la necessità di realizzare dei risparmi energetici. Yeah. And the third one is the need of green skill. Il terzo è il bisogno di competenze verdi. No, I'm very sorry. No. The winner is, and the Oscar goes to money. Always money. I vincitori sono sempre i soldi. Yeah. The European Union realized in 2010 that l'Unione Europea ha realizzato nel 2010 che that the European Union imported the 40% of our energy. Che l'Unione Europea importa il 40% della sua energia. Importa. And the tendency for 2030. E la tendenza fino al 2030 say that 60% of our energy will be also imported. Sarebbe stata del 60% l'importazione dell'energia in Unione Europea. So the European Union decided to change the energy policy. Per questo l'Unione Europea ha deciso di cambiare le sue politiche in tema di energia. Do you already know the now famous 2020 objectives? Ormai tutti voi conoscete l'obiettivo Europa 2020. So these objectives plus the European legislation and national legislation. Quindi questi obiettivi uniti alla legislazione europea e quella nazionale, scusate. This gave us as a result a lot of training needs in this field. E questo hanno portato a un risultato di appunto di bisogno di formazione. Also the construction industry realized this. Anche l'industria delle costruzioni ha realizzato questo bisogno.
ha realizzato, ha capito. So the sector decided to launch the strategy for the sustainable competitiveness of the construction sector and its enterprises. Per cui è stata lanciata questa strategia per la competitività sostenibile del settore delle costruzioni e delle sue imprese. This was a very important communication to the European Commission. Molto importante comunicazione della Commissione europea. And it said among other things like lack of qualified building workers. E tra le altre cose ha riconosciuto una mancanza di lavoratori qualificati delle costruzioni. Need of a new specific skill not covered by the BED system. Il fabbisogno di nuove competenze specifiche che non sono coperte dal sistema di istruzione e formazione. Need of qualification by transition to a low carbon economy. Il bisogno di qualificazione per la transizione a un'economia a basso contenuto di carbonio. And also this communication said that this was really important within the building industry, the human capital. E poi questa comunicazione ha riconosciuto che è molto importante rafforzare il capitale umano, quindi migliorare il capitale umano dell'industria delle costruzioni. In this regard, the human capital has, let's say, four important aspects. Il capitale umano si compone. In questo senso ha un aspetto molto rilevante. È molto rilevante con riguardo a quattro aspetti. The first one was the need of anticipate skills. Il primo è quello del la necessità di anticipare i fabbisogni di competenze, di abilità. A very big problem in Europe, I think that also in Spain and Italy, the need of carry out campaigns to attract trainees for our courses. Un importante aspetto sia per la Spagna e penso anche per l'Italia è quello di fare campagne per attrarre gli allievi che vengono a fare la formazione da noi. Also the need of a start-up initiative in energy efficiency. Anche il bisogno di iniziare di fare start-up di iniziative nell'efficienza energetica. And finally, a very important aspect that is the build-up skill initiative. E un altro aspetto importante è appunto l'iniziativa build-up skills. So, this is Europe, and what happened in this time in Spain? Questo l'Europa è quello che accade in questo momento in Spagna. This is the qualification shape in the educational field in Spain. So, in Spain we have a lot of people with only primary school. In Spagna abbiamo molte persone semplicemente con un grado di istruzione primaria. That means che è una istruzione di base. Then we have a lot of people here in the top of the of this shape. Abbiamo molte persone nella fascia alta. This is with university degrees, master and so on. Quindi con appunto studi e lauree universitarie, master eccetera. But paradoxically what is demanding the sector, the labor sector is the same. Ma paradossalmente la domanda di qualificazione nel settore lavorativo è is the same, this one. È questa. So the sector is demanding much more people with vocational education and training and less people with university degrees and primary education. Quindi il settore richiede paradossalmente maggiormente persone che sono qualificate e formate nel settore delle costruzioni di formazione professionale piuttosto che invece diplomi, master e diplomi universitari. So with the Build Up Skill Initiative, another project we are running right now, the idea is to change this shape, this previous shape, for this other.
Quindi con questo progetto e altri progetti l'obiettivo che abbiamo è quello di cambiare questa forma, cioè maggiore formazione, maggiore educazione, alto livello di formazione e di educazione, invece per andarci a fossilizzare, ad orientare nella formazione professionale. So with this background we started in 2013 the first Build Up Skill Pillar 1 project. Quindi nel 2003, con questo background, abbiamo iniziato nel 2013 questo pillar 1 dell'iniziativa Build Up Skills. The objective of CORE was common in all Europe, so it was to improve the qualification of workers from the building industry. Quindi l'obiettivo è comune a tutti i paesi europei ed è quello di migliorare la qualificazione dei lavoratori dell'industria delle costruzioni. In order to achieve high level energy performance buildings. In modo da realizzare degli edifici ad alto livello di prestazione energetica. In this first phase, the project found out that 40% to 48% of people in Europe need to be trained in energy efficiency issues. Quindi abbiamo realizzato che abbiamo venuti a conoscenza che tra il 40 e il 48% delle persone in Europa, dei lavoratori in Europa, hanno bisogno di essere formati. This figure in Spain was between 25% and 35%. In Spagna questa forbice è tra il 25 e il 35%. We also concluded that we need between 28 million euros and 60 million euros to address this training. Quindi abbiamo capito che occorrono tra 28 milioni di euro a 60 milioni di euro appunto per soddisfare questi bisogni di formazione. So which kind of professional profiles were affected by this training needs? Professionali che sono coinvolte in questo fabbisogno formativo. Especially bricklayers, of course. Muratori. Insulation workers. Quelli che si occupano dell'isolamento. Plumbers. I idraulici. And roofers. E i tetti, coloro che realizzano i tetti. These four profiles were common in Europe. Questi quattro appunto profili sono molto comuni in Europa. For this first project we have a very important partnership. We counted on the Ministry of Public Works. Abbiamo dei partner importanti per questo progetto, tra cui il Ministero dei Lavori Pubblici spagnolo and also the Ministry of Education. E anche il Ministero dell'Istruzione. The same in other European projects, we produce the status quo analysis and the roadmap strategy. Abbiamo realizzato, come anche negli altri progetti, una roadmap, una strategia, una roadmap, uno status quo e poi una strategia. And the roadmap was made of six specific actions. E la roadmap è costituita da sei azioni specifiche. The first one was the profitability. La profittabilità, insomma, realizzare profitti. Energy efficiency, l'efficienza energetica, renewable energies, le fonti rinnovabili, the improvement of our actual qualification, il miglioramento dell'attuale qualificazione, the importance of training for employment, l'importanza della formazione per l'occupazione, permanent training, permanent, quindi formazione permanente, and another part was really important is the stimulation of demand. E l'altra parte molto importante è lo stimolo della domanda. From the end users, owners and so. Quindi sensibilizzazione appunto di imprese e lavoratori. This was the roadmap with it. E delle persone in generale, dei cittadini. This is the roadmap we defined with a lot of action and so on. E questa è appunto la roadmap con delle varie azioni specifiche per ogni punto. Based on this strategic roadmap. Basati su questa roadmap strategica. We started up the Construye 2020 project, which is the pillar 2 of our build-up skills. Ok, abbiamo iniziato il progetto Costruzioni 2020 nell'ambito del pilastro numero 2. From the status quo analysis of the roadmap,
dall'analisi dello status quo della roadmap del pilastro 1, we have developed 19 action. Abbiamo sviluppato 29 azioni. And we have also got the reinforcements of our endorsement, our institutional support. Abbiamo anche rafforzato l'appoggio di altre istituzioni su questo progetto. We face a lot of problems, as you can see here. We solve them. Affrontiamo anche molti ostacoli. Yes. And here I have a short video. Abbiamo un breve video. In order to show you our important support to this project. Per farvi vedere appunto l'importante supporto al nostro progetto. I don't know whether it's working. En su conjunto hoy día adolece de dos problemas: uno, la emisión de gases de efecto invernadero, y otro, la ineficiencia energética. Y ahí la importancia de proyectos como el Construye 2020, que ha abordado estos temas de tal manera que lo que consigue es incentivar tanto a todo el sector, a la industria como a los trabajadores, en los valores de la eficiencia energética y también de la implantación de las energías renovables. Bueno, yo lo primero que remarcaría es la importancia que tiene para la Fundación Laboral de la Construcción haber liderado este proyecto en España. Para nosotros es muy importante que la Unión Europea nos haya elegido, entre muchos otros partners, para que seamos los que hagamos algo tan importante como ver las necesidades del sector, ver las necesidades energéticas de la edificación y cualificar a los trabajadores. Creo que lo que hemos hecho con este proyecto Construye 2020 es alcanzar a todo el sector, a todos los intervinientes, a todos los agentes del propio sector, trabajadores, empresas, a la ciudadanía en general, y yo creo que ese es el camino, ¿no? Que todo el mundo conozca los beneficios que tiene el profundizar en las energías renovables, en la eficiencia energética de los edificios y en todo lo que hace referencia a la energía limpia y tener un sector sostenible. Creo que hemos hecho una buena labor durante estos tres años de sensibilización. Hemos hecho muchas actividades, muchos encuentros, muchas reuniones, muchas presentaciones junto con ayuntamientos y otras entidades públicas y locales, y creo que eso también ayuda. No solamente hemos desarrollado itinerarios formativos, que eran claramente necesarios, sino que también hemos prestado atención a la divulgación, a la sensibilización del demandante, del usuario final. En ese sentido, hay que destacar el desarrollo de la plataforma 2020, que va a permitir poner en contacto a los demandantes de servicios de construcción eficiente con las empresas constructoras. Me gustaría destacar la importancia de la APP Construye 2020, no solo por la parte que conlleva dar formación al que va a hacer los trabajos, sino por utilizar los mismos contenidos para dar a conocer las ventajas de la rehabilitación energética de los edificios. La Fundación Estatal para la Formación del Empleo, estamos muy satisfechos de haber participado en este proyecto Construye 2020, porque gracias a él se han diseñado unas acciones formativas que van a mejorar la cualificación de los trabajadores en la construcción sostenible, y estas acciones se han incorporado a los planes de referencia en la convocatoria estatal de oferta que acabamos de publicar y estarán disponibles para los trabajadores del sector de la construcción y también otros sectores afines. La participación del Instituto Nacional de las Cualificaciones en el proyecto Construye 2020 ha supuesto tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la concienciación de la eficiencia energética de los edificios comienza en los trabajos de construcción del mismo. En segundo lugar, el inicio de la descripción de las competencias profesionales relacionadas con el aprovechamiento de la energía geotérmica. Y en tercer lugar, ha supuesto una relación más intensa con el resto de socios del proyecto que de no haber participado en él. Con esta segunda fase de Build Up Skills Construye 2020 hemos puesto las bases de un futuro muy prometedor para el sector de la construcción, que tiene que afrontar una gran transformación, y desde la Fundación Laboral de la Construcción estamos dispuestos a ser impulsores de esa transformación.
project very really, really important. Quindi questo è stato l'appoggio del nostro progetto, che è un appoggio molto importante. And then oh, okay, no, no, no. It's finished. Yeah. Okay. And then I'm going to explain briefly the action that we undertook during this project. E adesso vi spiegherò brevemente le azioni che abbiamo applicato e iniziato per questo nuovo progetto. The partnership was also very important this time because we have the National Institute for Qualification, the Ministry of Education. Abbiamo delle partnership come l'Istituto Nazionale delle Qualificazioni Spagnolo. We have also the Ministry of Employment in the partnership. Il Ministero del Lavoro. And also dell'Educazione. The Ministry of Economy, let's say. E anche il Ministero dell'Economia Spagnolo. These were our objectives, develop training actions. Ok, abbiamo questi obiettivi, tra cui sviluppare delle azioni informative and didactical resources. Sviluppare risorse didattiche, carry out pilot experiences, fare dei progetti, delle esperienze di pilota. A very important part was to review and update the professional qualification from an energy efficiency point of view. Un altro obiettivo è quello di riverificare, aggiornare le qualificazioni professionali dal punto di vista dell'efficienza energetica. Also the development of tools and mechanisms to improve the vocational education and training systems. Anche sviluppare strumenti e meccanismi per migliorare il sistema di istruzione e formazione professionale. And finally, a great part of our action were targeted to divulgate the energy efficiency issue. E anche un'altra parte molto importante è quella di fare delle campagne informative per appunto sensibilizzare sull'efficienza energetica e anche la formazione relativa. So finally we designed 9 new training actions. Abbiamo progettato 9 corsi azioni formative that have to do with profitability, insulation, carpentry, a lot of things. Che hanno a che fare con vari aspetti, tra cui appunto il profitto, l'isolamento, l'alluminio e altre aree condizionate, efficienza energetica e altre tecnologie. A very important one was the training of trainers. Un'altra importante è appunto la formazione dei formatori. In fact, this new training action has provoked to have a new project that is called, is named Bus Trainer. E infatti un'altra azione è quella è stata appunto di mettere a punto un altro progetto in materia, che è quello che si chiama Bus Trainers, che è quello della formazione dei formatori. In which we have the participation of ANCE and Formedic. E tra cui appunto abbiamo la partecipazione dell'ANCE e del Formedic. Because we realize that this is a common problem, the training of trainers. Perché appunto pensiamo che sia un problema, una questione comune, quella di formare i formatori. We also developed this new app Costruye 2020. Abbiamo anche sviluppato una app, un'applicazione informatica, Costruye 2020. That has some 2,500 downloads so far. E che ha avuto 2,500 download. I think it's quite a lot, taking into account that this kind of app is not really popular between among youngster people in general. Che è un buon risultato, anche perché non pensiamo insomma che abbia tutta questa diffusione, ma è buono. We have produced also two webinars. Abbiamo anche fatto dei webinar, dei seminari web. On good practices on energy rehabilitation of building, energy efficiency as well. Che riguardano appunto buone pratiche sulla riqualificazione energetica degli edifici, l'efficienza energetica. And we have also produced up to 8 didactical manuals. Abbiamo anche sviluppato fino a 8 manuali for the training courses. Per i corsi di formazione. And they are very simple, visual, didactical. E sono facili da apprendere, insomma, didattiche e anche molto con anche molte immagini. To train construction workers. Per formare i lavoratori del settore. This is the app. Questa è l'applicazione. Which is really really easy to follow up. Molto semplice da seguire. If you are interested in it, it's available in Spanish and in English. È disponibile sia in spagnolo che in inglese.
nombre en español? Construye 2020. Construye 2020. Okay. It's both for Android system and iOS. Okay. Then these are the seminars. Poi questi sono invece i seminari. All this information is available on the Construye 2020 website. Tutte queste informazioni sono disponibili sul sito del progetto Construye 2020. And concerning the courses, we carry out 25 courses. E abbiamo anche sviluppato 25 corsi. We train more than 400 trainees. E abbiamo formato 429 lavoratori, allievi insomma. So that means more than 1,400 hours of training. Con un complessivo di ore di 1430 ore di formazione. Some picture of our training. Alcune immagini. Energy renewables. This is carpentry, installation of carpentry. So, concerning the qualification, but the National Institute for Qualification carry out a revision of qualification on the energy efficiency criteria. L'Istituto Nazionale delle Qualificazioni ha fatto una revisione delle qualifiche per quanto riguarda l'efficienza energetica, i criteri di efficienza energetica. They also started up the necessary work to develop the new qualification on geothermal system. E anche iniziato i lavori per sviluppare nuove competenze riguardo i sistemi geotermici. Concerning training for employment, this was another important action that we detected during the first pillar of the initiative. Un'altra azione importante che identificata nel primo pilastro riguarda la formazione per l'occupazione. We produce an observatory of training needs. Abbiamo realizzato un osservatorio per i fabbisogni formativi. That it is composed by two tools. Che è composto di due strumenti. A survey that is aimed at companies in order to detect this training need. Una ricerca che è fatta per le società, per le imprese e che identifichi i fabbisogni formativi. And then another session that show this result. E anche un'altra sezione che appunto mostra questi risultati, le statistiche. Con grafici, eccetera. This is the survey you can see here in the screen. Yes, it's online. Questo è il questionario online, che vedete. And this is the result, the graphs. E questi sono i risultati. They are online and they can be shown by companies. Sono online e possono essere visitati da tutti. Or anyone. We also produce a web platform. Abbiamo anche sviluppato questa piattaforma. With two sections. Con due sezioni. The first one is named What course do I need? La prima si intitola di che corso ho bisogno? Di che corso ho bisogno? Yes, with a browser where the people can search for some courses. Con un motore di ricerca dove le persone possono andare a cercare il loro corso. And then they get some detailed information concerning this specific training course. E dove possono ottenere delle informazioni dettagliate riguardo a questi corsi. And then another section where we have the training resources we have produced. E poi abbiamo un'altra sezione che contiene invece le risorse formative sviluppate. You can here see the searcher with the several filters to find your solution. Qui un esempio appunto della finestra dove si possono fare le ricerche. And then this is the training materials that are already available online. E questi sono invece i materiali già disponibili online. We also produced another session that was named Good Practices on Rehabilitation of Buildings. Abbiamo anche sviluppato un'altra sezione che si intitola Buone pratiche sulla riqualificazione. With useful information for worker, for user, for technician, and so on and so on. Con utili informazioni per i lavoratori, per i tecnici e per tutti. We have here guides, legislation, other tools. E abbiamo appunto sviluppato quindi queste guide, questi strumenti, normative, eccetera. Useful links. E anche link, eccetera. Messi? Yes. Well, I mentioned before that during our research, our analysis, we realized that the incentivation of demand was really important.
because otherwise we will have a lot of, sorry. Nel primo pilastro abbiamo realizzato che that the incentivation of demand was really, really important. Che bisogna agire anche sul lato della domanda. Otherwise we will have a very, very well trained people, but without demand. Ok, se no avremmo solamente delle ottime, molto qualificate lavoratori, ma senza tanti soldi. So, senza richieste, senza mercato. We also realize that we, when we tell people some, things concerning energy efficiency, renewable energies, this kind of thing, the face they put was like this. I think like, what is this? Anche perché appunto l'atteggiamento sarebbe, se non diciamo alle persone quali sono appunto i vantaggi, ci sarebbe un'espressione simile a questa. So even Messi put this face. Perfino Messi ha messo questa faccia, insomma. So we decided to put into practice several tools. Abbiamo appunto messo in pratica questi strumenti. The most important one was the Costruye 2020 rule. Il più importante dei quali si chiama Costruire 2020 rotta, strada. Yeah, this was a mobile truck. È un camion. That went through different cities in Spain. Che ha visitato varie città in Spagna. In particular, we visited 15 cities. Che ha visitato in particolare 15 città. We got then more than 2,000 adhesions. Con più di 2,000 adesioni. More than 100 of public endorsement. Con più di 100 supporti e appoggi pubblici. And we were published our news, our route in a lot of dissemination news. Ha ottenuto un sacco di notizie, di promosso insomma dal punto di vista dei media, website, su siti, riviste, eccetera. Some picture about the alcune immagini. Su questi viaggi. The idea was to inform not only workers about the new training that we produce, but also citizens. L'obiettivo era non solo di indirizzarci alle persone specializzate, ma proprio ai cittadini. Regarding the advantages of putting into place the energy efficiency measure. Riguardo ai vantaggi che potrebbe dare il mettere in atto queste insomma l'efficienza energetica negli edifici. It was a really successful action. Ed è stata un'azione che ha dato molta soddisfazione. So what next? Cosa c'è in futuro? We had the build up skill first pillar. Il primo pilastro abbiamo. Then the Costruire 2020. Poi il progetto Costruire 2020. And now our idea is to find some funding to start at the final project that would be the Costruire 2020 plus project. E abbiamo intenzione anche di cercare i fondi per mettere in piedi un altro progetto che è Costruire 2020 più plus. Yes, the idea would be to follow up the work that we started in the previous project. E sarebbe quello appunto di proseguire il lavoro che abbiamo già iniziato su questi progetti. So all in all, our idea or our effort goes to change this face. E quindi tutti i nostri sforzi e le nostre intenzioni è quello di cambiare questa faccia. For I have another one. No? Message to the town is here. For this one. Okay. Cambiare da lì a questa immagine. Which is really, really nice. E molto meglio direi. So, grazie mille.